Alla Cittadella dello Sport di San Buceto, i padroni di casa del tecnico Roberto Contini ospitano il Giulianova del padrone Nucciconi per il terzo turno del campionato di eccellenza. I viola alla ricerca del primo successo in campionato dopo le sconfitte con Avezzano e Renato Curiangolana. Assolutamente diverso il clima in casa giuliese con i giallorossi, che hanno ottenuto 4 punti per via del successo con la Bagica Lupo Vasta Marina ed il pari di domenica scorsa contro il Delfino Puri Pescara. Per l'occasione Cerasi opta per un 4-2-3-1 con Sissè unica punta. Contini risponde con un 4-3-3 tridente Barrow Bruni di Benedetto. Pronti a via di match, ci regala subito emozioni. Grande lancio di 60 metri di Rinaldi che manda in porta Sissè. Il classe 2001 si presenta tu per tu con Dedeo e dopo una serie di rimpalli lo batte per lo 0-1. La reazione locale non si fa attendere con Di Benedetto che ci prova dal limite. Il miracolo di Boccanera che si rifugia in corner. Poi ancora il numero 9 giallorosso a rendersi pericoloso con un'azione fotocopia al gol del vantaggio, ma questa volta difetto alla conclusione. A qualche giro di lancette dalla fine della frazione, errore in uscita del Giulianova, cerca di approfittarne Caro che tira dal limite con Boccanera che fa muro. Poi ci prova D'Alonso, nulla di fatto. Con le riprese di Simone Luciani passiamo alla ripresa con Sissè che al primo minuto si smarca ottimamente all'interno dell'area ma non riesce a trovare la porta. Al 13esimo, quando i ritmi sembravano scendere, cross al bacio dalla destra con la testa di Benedetto, si inserisce sul secondo palo, zampata vincente per l'1-1. Di occasioni se ne vedono poche, i viola fanno intensità al centro del campo, iniziano a crederci concretamente. Contropiede al 68esimo con Bruni che allarga per Di Benedetto, tiro a giro, che paura per Boccanera. Nel momento migliore del San Buceto al 31esimo, offensiva giuliese con gli uomini di Cerasi che chiedono un penalty per un contatto in aria. L'azione continua, buona voglia, destro secco ed è 1-2. Il San Buceto ora fatica a reagire, Marfisi a giro, palla di un soffio fuori. Nel finale c'è spazio per la prima gioia del giovanissimo classe 2004 Lorenzo Giglio. Tiro in buca d'angolo da 20 metri ed è definitivo 1-3. Termina dunque così un Giulianova da applausi in queste prime 3 gare. San Buceto, c'è qualcosa da rivedere. San Buceto Giulianova 1-3. Sì, è una partita complicata, una partita non facile dopo un primo tempo secondo me buon ritmo e soprattutto con diverse occasioni importanti da parte nostra. Potremmo, se mi posso permettere, chiudere la partita un pochettino prima. Poi nella ripresa loro sono usciti un pochettino con il baricentro un pochettino più alto, hanno provato a metterci pressione, a metterci pure esperienza, ci sono riusciti, devo dire che ci sono riusciti perché anche se il gol è venuto da un infortunio del portiere nostro, che ci arrivava, aveva confermato pure lui, comunque ci sta. Hanno fatto secondo me 20 minuti fatti bene loro. Poi con le nostre qualità, che è qualcosa di qualità, anche se Soggiorno ce l'abbiamo, l'abbiamo ribaltata con due ragazzi che molto giovani hanno fatto il 2-1 e 3-1, ma giocate pure di qualità. Sicuramente il risultato è una cosa negativa, la prestazione dei ragazzi c'è stata, abbiamo concesso qualcosina, potevamo fare meglio su alcune situazioni. Quando poi analizzi una partita che hai perso 3-1 diventa anche abbastanza difficile su qualsiasi cosa posso dire, però penso di aver visto che abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo creato, potevamo fare meglio in più di una situazione,